invito i consiglieri, il sindaco a prendere posto, iniziamo i lavori del consiglio comunale. Maragno? Sì. D'Appello? Di Pasquale? Sì. Aliano? No. No. Ballarini? Sì. Sì. Cilli? No. No. D'Alonso? No. No. D'Aventura? No. 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 Di Battista? No. Di Blasio? Sì. Sì. Di Carlo? No. No. Di Felice? Sì. Di Giovanni? Di Ignazio? Sì. Sì. Di Stefano? Sì. Falcone? Falcone non c'è. Gabriele? Neanche. Orsini? No. Palumbo? Angelita? Sì. Angelita? Sì. Palumbo Danilo? Sì. Sì. Pompei? No. Rossi? Neanche. Ruggero? Neanche. Silli? Sì. Sì. Straccini? Sì. Tocco? Sì. Ogni volta sono 9 i consiglieri che devono essere presenti. C'è la linea lirata a te, eh? No, sembra la stessa domanda. Ma certo, posso? No, vabbè, ma a fine legislatura uno dovrebbe averlo acquisito sta cosa. 13 presenti, 12 assenti, la seduta è validamente costituita. Procediamo. Ho ricevuto solo la comunicazione del consigliere di Carlo, Cristian, che per impegni professionali non può essere presente questa mattina, quindi è giustificato. Altre comunicazioni non le ho ricevute, se non indirettamente. Il consigliere Ciglia Aurelio mi ha detto che stava fuori. Il dottor Pietro Gabriele arriva tra poco, il consigliere Pompei era qui, ha detto che arriva tra 5 minuti. Iniziamo. Nomino scrutatore il consigliere Di Stefano, il consigliere Ballarini e il consigliere Di Giovanni. Procediamo con il primo punto all'ordine del giorno, cioè approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della Tari per l'anno 2019. Illustra la delibera l'assessore Arramo. Prego Deborah Comarti. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani individua i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche. Numerosi sono stati gli sforzi intrapresi per implementare il servizio di raccolta differenziata. In questo piano sono inclusi i costi per l'estensione del servizio da effettuare lungo via Vestina, che ammontano a circa 300.000 euro. Nonostante tale importante estensione, le tariffe sono rimaste invariate, come vedremo in seguito. Il servizio di raccolta rifiuti con la modalità porta a porta rappresenta un notevole miglioramento della gestione delle politiche ambientali in ottica dello sviluppo sostenibile. Proprio grazie a tale intervento, coadiuvato dall'apertura dei centri di raccolta, la percentuale di raccolta differenziata sul nostro territorio è arrivata per la prima volta nella storia recente a superare il 30%. Il piano, applicando un tasso programmato di inflazione pari a 1,70%, individua complessivamente i costi di gestione del servizio rifiuti per un importo complessivo di 10.779.479,87, ripartiti in costi fissi e in costi variabili. Costi fissi per un ammontare di circa 6 milioni, costi variabili per un ammontare di circa 5 milioni, poco meno. Il prospetto riepilogativo economico-finanziario è riportato in delibera con le singole specifiche voci. Ringrazio per l'attenzione.
Ci sono emendamenti alla delibera? Non mi sembra, giusto? Deborah, non ci sono emendamenti presenti. Interventi, prego, si prende la parola. Dichiarazione di voto. Prego. Paola Ballarini. Buongiorno a tutti. Io faccio questo intervento solamente perché in commissione il dirigente con l'assessore, quando sono venuti a illustrarci la delibera, ci hanno informato di tutte quelle situazioni che erano pendenti in capo alla Tari, nel senso, è vero che la tariffa è rimasta invariata rispetto allo scorso anno, però abbiamo chiesto quale fosse la percentuale di morosità che è presente ancora nella nostra città, e ci è stato risposto che siamo intorno al 23%. È vero anche che l'operazione che è stata fatta dal dirigente in questo anno, assolutamente encomiabile, è stata quella di recuperare i morosi che ne erano decisamente in quota maggiore nello scorso anno, e che la parte recuperata è servita proprio a coprire quell'aumento, diciamo, del costo dei rifiuti dato dal porta a porta sacrosanto. Quindi ben venga questa situazione. Però all'interno di quel 23% di morosi ancora persistenti in città è stato chiesto di nuovo in commissione se erano state individuate le fasce della popolazione che appartenevano a questo 23%. Questo 23% era in quota parte residenze di privati, altri invece attiene a quella famosa quota di ristoratori che beneficiano di uno sconto dato da un errore, chiamiamolo così, di un emendamento fatto 2 anni fa che ha caricato in parte, maggiorato la quota che i ristoratori hanno dovuto sopportare in quell'anno. Quindi in questa situazione quest'anno ci troviamo ad avere da un lato un'agevolazione dovuta per un errore fatto, non mi piace chiamare un errore un emendamento fatto dai consiglieri 2 anni fa proprio in sede di bilancio, quindi da una parte hanno un'agevolazione che è frutto di un accordo che, tra la giunta e la categoria, che va a ristorare in parte questo errore. Da un'altra però abbiamo la stessa categoria che in questa situazione, non tutti per carità di Dio, ma in parte sono morosi nei confronti del Comune. Questa dicotomia a me sinceramente non piace. Non mi piace perché mi piacerebbe che a questo punto il moroso non possa accedere a questi benefici, mentre chi è in regola può beneficiare appunto di questo benefit. Questo è quanto, e quindi noi annunciamo il nostro voto contrario. Prego Adriano, tocco. Grazie Presidente. In qualità di Presidente della Commissione Bilancio, che ha avuto l'onere e l'onore di presiedere, qualche piccola riflessione su questa delibera. Sicuramente è una delibera di carattere tecnico, come diceva anche l'assessore, però c'è una delibera importante dove mettiamo dei paletti fermi. La cosa più importante che balza all'occhio è il fatto che le tariffe sono rimaste invariate. Invariate perché però il servizio è cambiato. Dobbiamo anche dire che questa amministrazione ha avuto il coraggio qualche tempo fa di interrompere un servizio, di interrompere un contratto che non rispettava l'idea anche politica di questa amministrazione di come voleva effettuare la raccolta di rifiuti.
è stata una scelta forte, abbiamo interrotto quel servizio, è stato predisposto un altro, molto più performante, perché siamo stati in grado di aumentare la raccolta differenziata, questi dati alla mano sono aumentati, un servizio che costa comunque di più, la raccolta porta a porta, che si è estesa nel quartiere PP1, si è estesa nel lungomare, sarà estesa a breve nella zona via Vestina, diciamo un servizio cioè molto più costoso. Questo costo di circa 2 milioni di euro in più è stato ampiamente diciamo sopportato da tutte le persone che ahimè non pagavano la Tari e che questa amministrazione diciamo, ci ha messo atto affinché potessero essere riscosse tutte le somme che erano in attese. Quindi anche se non è una delibera veramente tecnica, è una delibera anche questa politica, quindi è vero, bisogna ancora lavorare, infatti questa amministrazione, gli uffici che ringrazio per quello che hanno fatto e che stanno facendo, saranno ancora presenti per poter far emergere il sommerso, perché come ci diceva il dirigente ci sono anche delle situazioni strane, perché ci sono anche delle utenze che non risultano, c'è un po' di confusione generale a cui gli uffici stanno mettendo mano, incrociando i dati per far sì di far emergere quello che non paga. Per quanto riguarda quello che diceva la consigliera Ballarini, non bisogna fare di tutto un erbo un fascio, lei l'ha detto benissimo, perché se c'è qualcuno che non paga ci sono tante persone che sono lì già a pagare. È anche vero che all'epoca fu fatto un errore, che non è un errore, perché ricordiamocelo, in quell'assise ci fu un consigliere che fece un emendamento senza studiare le carte, senza sapere quello che andava a produrre, ha prodotto un danno a una categoria che è già gravata e quindi questa amministrazione ci ha messo riparo, è giusto che venga portato avanti quell'accordo preso, perché era stato fatto un torto prima. Detto questo, io annuncio il voto favorevole, grazie. Grazie a te, ci sono altri interventi di dichiarazione di voto? Prego, Gabriele Di Stefano. Ripremi Gabriele. Annuncio il voto favorevole, sono contento che finalmente le tasse, almeno questa cosa, non sono aumentate e mi auguro che arriviamo ai risultati anche di mantenere i prezzi normali e le tasse anche per le altre cose, oltre alla Tari ed altro. Grazie. È entrato il consigliere D'Aventura, è uscito il sindaco. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Mettiamo a votazione la delibera scritta al punto 1 dell'ordine del giorno, la numero 526 del 22 febbraio 2019, approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della Tari per l'anno 2019. Chi è favorevole alzi la mano. Di Pasquale, Di Stefano, Di Felice, Di Giovanni, D'Aventura, Di Blasio, Palumbo Danilo, Palumbo Danilo, Palumbo Angelita, Tocco Adriano, Lorenzo Silli. Chi si astiene per farsi la mano? Chi è contrario alzi la mano. D'Ignazio, Ballarini, Straccini, Di Blasio. 4. Hanno votato tutti i presenti. Mettiamo a votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Gli stessi di prima. Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? I 4 di prima, giusto? Quindi, con voti 9 favorevoli, 4 contrari, la delibera è approvata e resa immediatamente eseguibile. Grazie. Procediamo col punto 2. Imposta unica comunale
IUC, approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa dei rifiuti, Tari, anno 2019. Illustra delibera, assessore Debora Comardi. Prego, Debora. Scusa. Grazie nuovamente, Presidente. Per la presentazione di questa seconda delibera, io intendo riagganciarmi a quello che è stato detto precedentemente da alcuni consiglieri. Metto la firma qua. In primo luogo, Paola, in primo luogo mi preme rimarcare il fatto che siamo riusciti a mantenere le tariffe stabili, quindi non c'è stato un aumento delle tariffe, sono rimaste invariate rispetto all'annualità pregressa, grazie all'ottimo lavoro svolto dagli uffici, che ci ha permesso dunque di coprire l'incremento del costo dell'estensione del porta a porta lungo la via Vestina con il recupero dell'evasione. Per questo mi preme particolarmente dunque sottolineare l'impegno profuso da questa amministrazione in tal senso, poiché non è stata una questione facile. In secondo luogo volevo rispondere poi alla consigliera Ballarini, poiché io ritengo che sia necessario scindere le due questioni, nel senso che il provvedimento posto in essere da questa amministrazione, che è in questo momento sui banchi, corrisponde al ripristino di una situazione di normalità che era stata travisata, che era stata spostata dal suo asse, per cui ritengo sia imprescindibile da parte nostra riportare questa situazione nei canoni, come ha spiegato ancor meglio il consigliere Tocco precedentemente, quindi c'è stato già il riassunto di quello che è accaduto in questi anni. Per quanto riguarda invece le esenzioni e le agevolazioni, volevo sottolineare che sono rimaste invariate. Il budget, come l'anno scorso, è pari a 100.000 euro, finanziato con fondi di bilancio. Per quanto riguarda le rate, abbiamo mantenuto le rate a 5. Prima rata entro il 31 maggio, seconda rata entro il 31 luglio, terza rata entro il 31 agosto, quarta rata entro il 30 settembre, quinta rata entro il 30 novembre. Manteniamo l'impostazione dello scorso anno, per cui le utenze non domestiche, contributo superiore a 10.000 euro, il pagamento della Tari viene fissato in 8 rate mensili e viene mantenuto altresì il patto fatto con la categoria dei ristoratori di cui abbiamo parlato precedentemente. Se ci sono altre domande o altri dubbi, sono a disposizione. Grazie, assessore. Ci sono interventi? Dichiarazione di voto. Mettiamo a votazione la delibera scritta al punto 2 dell'ordine del giorno, la numero 528 del 22 febbraio 2019, imposta unica comunale, IUC, approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti, Tari, anno 2019. Nel frattempo è rientrato il sindaco, procediamo alla votazione, quindi chi è favorevole alzi la mano. Di Pasquale, Di Stefano, Maragno. Ci siamo segretà? Di Pasquale, Di Stefano Maragno. Di Felice. Di Giovanni. Da Ventura. Palumbo. Angelita e Palumbo Danilo. Silli. Tocco. Chi si astiene per favore alzi la mano. Chi è contrario? Feliciano, per favore alzate la mano. Chi è contrario? Ballarini, Straccini, Di Blasio. Mettiamo a votazione media esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Gli stessi di prima, giusto? Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? Gli stessi quattro di prima. Di Ignazio, Ballarini, Straccini e Di Blasio. La delibera iscritta al punto 2 dell'ordine del giorno 528 del 22 febbraio 2019 è approvata e resa immediatamente eseguibile. Grazie.
con voti 10, contrari 4. È entrato il consigliere Falcone e il consigliere Pompei. Procediamo con il punto 3, approvazione del documento unico di programmazione periodo 2019-2021. Illustra la delibera sempre l'assessore Arramo. Punto 3, il DUP. Nessuno me lo chiede. Prego, chiede la parola al consigliere Adriano Tocco. Non lo sospendi? Grazie Presidente, chiedo una sospensione del Consiglio per cortesia, grazie. Sì, mettiamo a votazione la sospensione del Consiglio, che favorevole alzi la mano. Di Pasquale, Di Stefano, Maragno, Di Felice, Di Giovanni, Falcone, Di Blasio, Palumbo, D'Aventura, Tocco, Silli, Pompei e Angelita, giusto? E Palumbo, Angelita. Chi è contrario? Ti astieni, che fa? Contrario, astieni. Chiesto il consigliere Tocco, lo sto mettendo a votazione per approfondimenti relativamente alla delibera iscritta al punto 3. Contro Straccini e Ballarini, giusto? Feliciano? E Feliciano D'Ignazio. A favore. Hanno votato tutti. La seduta è sospesa e viene aggiornata alle ore... alle ore 11. Procediamo con l'appello. Mi chiama Gabriele Di Stefano. Vado. Maragno, presente. Di Pasquale, presente. Aliano, assente. Ballarini, assente. Cilli, assente. D'Alonzo, assente. D'Aventura, sì. Di Battista, assente. Di Blasio, assente. Di Carlo, assente. Di Felice, presente. Di Giovanni, D'Ignazio, assente. Di Stefano, sì. Falcone, sì. Gabriele, sì. Orsini,
Assente. Polumbo Angelita? Presente. Polumbo Danilo? Presente. Pompei? Presente. Rossi? Assente. Ruggero? Assente. Silli? Presente. Straccini? Presente. Tocco? Siamo in 14 presenti, 11 assenti, la seduta può riaprire, c'è il numero legale. E viene aggiornata domani mattina alle 8.30. Agli assenti, sarà comunicato per email. Facciamo un'email, segretà, tramite Andrea. Siete d'accordo? Mettiamo votazione. Mettiamo votazione. Chi è favorevole alla proposta del Presidente? Di Pasquale, di Stefano, di Felice, di Giovanni, Falcone, Palumbo, entrambi, da Ventura, Silli, Pompei, Tocco e Maragno. No. Chi si astiene? Chi è contrario? Straccini. Dottor, tu? Ah, scusi. Quindi l'unico contrario è il consigliere Straccini. Quindi l'assemblea approva, quindi la seduta viene aggiornata domani mattina alle 8.30. Grazie a tutti.